Ciao, sono Alcesti dall'Angolo del Focolare e oggi siamo qui per una nuova serie che durerà tutto il mese di novembre e dicembre per l'organizzazione delle festività natalizie. Allora, lo so, voi direte che è un po' troppo presto, sicuramente è presto per pensare al Natale, però a me piace cominciare a pensarci in questo periodo dell'anno, a inizio di novembre, quando... Sì, è appena passato la festività di Tutti i Santi, in realtà il giorno in cui andrà online questo video era la festa di Tutti i Santi. E mi piace tirar fuori il mio quadernino delle feste, anche perché forse novembre è un mese così, almeno qui nella pianura padana, un pochino umido, nebbioso, forse poi anche con le feste di novembre è un pochino triste. E allora mi piace tirar fuori il mio quadernino delle feste per riscaldarmi un pochino il cuore. E quello che consiglio a voi è appunto di fare un quadernino anche per voi delle feste, perché anche solo sfogliarlo vi tirerà sul morale. E questo è il quaderno, è il libro delle feste di casa di Salvo. Mio marito si chiama Di Salvo. E l'ho fatto un po' di anni fa. E ci sono le nostre tradizioni di famiglia, quindi i cibi prenatalizi, quindi quello che mi mette nel mood delle festività, quindi cioccolata calda e cannella, i biscotti di Natale, il brodo di pollo, una zuppa di cipolle in crosta, lo zabaglione. Wow, solo leggerlo mi mette felicità. E i film di Natale. Quindi tutti quei film che guardiamo nel periodo natalizio che ci fanno sentire il Natale. Quindi ad esempio L'amore non va in vacanza, Christmas Carol, The Family Man, La vita è una cosa meravigliosa, Miracolo sulla 34esima strada, insomma un sacco di film. Il magico Natale di Topolino, bellissimo, Lo schiaccianoce è un must, lo guardiamo tutti gli anni. E tanti altri, insomma, naturalmente da guardare rigorosamente con copertina e popcorn. Attività natalizie, quello che mi piace fare in periodo natalizio. Le decorazioni natalizie. E quello che vi consiglio di fare appunto in questo quadernino è non solo scrivere le vostre tradizioni di famiglia per scaldarvi il cuore inizio novembre, ma per avere sotto mano magari tutto quello che vi può servire. Ad esempio io qui ho il menù del brunch, perché noi il mattino di Natale non facciamo un pranzo di Natale o una colazione di Natale, facciamo un brunch, una colazione pranzo e colazio pranzo, vabbè, un brunch, e dove appunto siamo in famiglia ristretta, quindi io, mio marito e quei pochi che vogliono aggregarsi, ci siamo, insomma, con telefono. Scusate. Allora, vi stavo raccontando del brunch della mattina di Natale. Allora, qui ho scritto tutte le cose che ci piace mangiare quella mattina, la mattina di Natale, e tutte le bibite, caffè lungo, succo di mela, succo d'arancia, zabaione e così via, e tutto il cibo, un menù. Poi abbiamo il menù del pranzo, cena di Natale, appunto con certe ricette che sono imprescindibili. Questa è la cosa bella, la cosa speciale del Natale, che ci sono delle cose che per, non so se la nostra famiglia solo, però credo che sia una cosa un pochino per tutti, che ci siano dei piatti o delle tradizioni che sono imprescindibili, proprio intoccabili. Abbiamo provato vari anni a magari cambiare, a dire no, non facciamo il pasticcio della nonna, facciamo... Non ha funzionato, non era un vero Natale. E allora scrivete il menù del vostro pranzo di Natale tradizionale. Poi naturalmente per ogni famiglia ci sarà qualche momento in cui si può trasgredire, tipo per l'aperitivo o l'antipasto noi possiamo magari fare qualcosa di più creativo, perché non abbiamo niente di tradizionale e forte, però ci sono appunto certe cose che è bello che siano intoccabili. Oppure anche questa, una festa lunga 7 giorni, e
Io scrivo appunto tutte le mie tradizioni di giorni fissi che mi piace, tutte le cose che mi piace fare lungo il periodo natalizio, quindi la vigilia di Natale, una bella cena a base di... Questa è una cosa un pochino solo forse della mia famiglia, degli spaghetti con le sarde, vabbè, è una cosa particolare appunto della nostra famiglia. Il giorno di Natale, il brunch e la cena di famiglia con tutta la famiglia riunita dove ci si scambia i regali e dove i bambini sono troppo felici. Il giorno del 26, il giorno della famiglia dove stiamo in pigiama e mangiamo avanzi e stiamo tranquilli, ci svegliamo tardi, eccetera. E poi vabbè, i pranzi con gli amici e così via. E le tradizioni intoccabili. Noi abbiamo cominciato ancora un po' di anni fa una tradizione intoccabile che è lo scambio dei regali. Quindi magari scrivetele e fate che siano sempre quelle che appunto quando ci pensate e quando le ripetete, le tramandate di anno in anno anche ai vostri bambini, sia qualcosa che gli fa sentire il Natale in casa. E tutto questo non per dire vabbè, lo scriviamo giusto per, ma giusto appunto perché quando poi andremo a organizzarci per effettivamente fare una lista della spesa, andare a fare la spesa e organizzare il Natale tecnicamente e materialmente, avremo qui tutte le nostre tradizioni, tutto quello che vogliamo fare effettivamente sia di cibo che di attività in genere natalizie, e che quindi sappiamo che dobbiamo assolutamente prendere le mandorle per fare i biscotti alle mandorle, perché qui non solo ci sono i menù e tutte le nostre tradizioni di Natale, ma ci sono anche le ricette. Guardate, ad esempio, ho scritto le ricette dei biscotti e qua ci sono i Lebkuchen, che sono quei biscotti con le spezie natalizi, i biscotti al burro, che buoni, o i vanilla kipfer, che sono appunto i biscotti fatti con la farina di mandorle e la vaniglia. Quindi per ogni famiglia appunto ci saranno delle tradizioni che volete mantenere, volete tramandare ai vostri figli. E io qui ho un sacco di pagine libere perché appunto è bello avere sempre nuove tradizioni e nuove idee. Però appunto ci sono delle cose che è bello che siano sempre quelle, tipo il pasticcio della nonna, quello decisamente intoccabile. Però quello che vi consiglio appunto è di fare un libricino così, magari se non riuscite a farlo tutto adesso e scrivendo tutte le ricette della vostra tradizione familiare, potete anche semplicemente magari fare un riferimento, pasticcio della nonna secondo la ricetta scritta, o magari fate un patchwork, come si chiama, attaccando tutte le ricette, no, uno scrapbooking, attaccando tutte le ricette magari con dei colini particolari. A me è piaciuto scriverle intanto queste ricette qui perché non le avevo ancora scritte a mano, quindi mi fa piacere averle scritte da parte mia, appunto perché sono le ricette dei miei biscotti che faccio tradizionalmente tutti gli anni. Un po' alla volta mi piacerebbe appunto attaccare le ricette magari appunto del pasticcio della nonna scritto da nonna e così via. Quindi questo è il mio consiglio, scrivete tutto in modo che poi quando andremo a fare la spesa sarà facile perché gli ingredienti sono già scritti e la lista della spesa si farà da sola. Se siete interessati appunto a vivere un Natale più semplice, più rilassato e più familiare, seguitemi perché questa sarebbe la mia intenzione per quest'anno, cercare di trasmettervi come vivo io il Natale, quindi festoso, in famiglia ma senza correre. Per questo mi piace cominciare un pochino prima, voi direte troppo presto, no, però un pochino alla volta, un passettino alla volta arriveremo al Natale senza troppe corse e senza troppi affanni. Quindi se vi fa piacere seguite il mio canale, seguite questa serie di Organizziamo il Natale e a presto, a venerdì prossimo. Ah, mi raccomando, tutto questo bisogna farlo con una tazza di tè caldo perché vi dà proprio quel mood giusto per rilassarvi. Io qui ho del tè alla cannella e buonissimo. Dai, a presto, a venerdì prossimo, tutti i venerdì qui con Organizziamo il Natale all'angolo del focolare.
Ciao!